Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tuo, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dicevo, volume 3, capitoli 59, 60, 10 e 16 aprile 1900. Continua il benedetto Gesù a non venire. O Dio, che pena indicibile la sua privazione. Cercavo quanto più potevo di starmene in pace e tutta abbandonata in lui. Ma che? Il mio povero cuore non ne poteva più. Facevo quanto più potevo per calmarlo e dicevo: cuore mio, aspettiamo un altro poco, chissà se viene. Usiamo qualche stratagemma per tirarlo a venire. Onde rivolta a lui gli dicevo: Signore, venite, l'ora si fa tarda e voi non venite ancora? Questa mattina cerco quanto posso a starmi quieta, eppure non vi fate trovare? Signore, vi offro il martirio della vostra privazione come attestato d'amore e come farvi un presente per attirarvi a venire. È vero che non sono degna, ma senza di voi mi sento mancare la vita. E siccome non veniva, gli dicevo: Signore, o venite o vi stancherò col mio dire. E quando vi sarete stancato, neppure allora ci dovrete venire? Ma chi può dire tutti i miei spropositi? Gliene dicevo tanti che andrei troppo per le lunghe, se volessi dire tutto. Dopo ciò, quando appena ho veduto il mio dolce Gesù che si muoveva dentro il mio interno come se si risvegliasse da un sonno,
onde si è fatto vedere più chiaro e trasportandomi fuori di me stessa mi ha detto: come l'uccello quando deve volare batte le ali, così l'anima che è mia ha i voli dei desideri, batte le ali dell'umiltà. Ed in quei battiti mando una calamita che mi attira, in modo che mentre lei prende il suo volo per venire a me, io prendo il mio per andare a lei. Ah, si vede che mi manca, Signore, la calamita dell'umiltà. Se io nel cammino spandessi ovunque la calamita dell'umiltà, non stenterei tanto ad aspettare e a riaspettare la tua venuta. Dopo aver passati tanti giorni amari di privazione e di rimproveri del benedetto Gesù per le mie ingratitudini e resistenze al suo volere e alle sue grazie, questa mattina mi ha detto: figlia mia, il passaporto per entrare nella beatitudine che l'anima può possedere su questa terra deve essere firmato con tre firme. E queste sono la rassegnazione, l'umiltà e l'ubbidienza. La rassegnazione perfetta al mio volere è cera che liquefa i nostri voleri, cioè quello di Gesù e quello della creatura, e ne forma uno solo. È zucchero e miele, ma per ogni resistenza al mio volere, la cera si disunisce, lo zucchero si rende amaro, ed il miele si converte in veleno. Ora non basta essere rassegnata, ma l'anima deve essere convinta che il maggior bene per sé ed il maggior modo di glorificarmi è il fare sempre la mia volontà. Ecco la necessità della firma dell'umiltà, perché l'umiltà produce questa conoscenza. Ma chi nobilita queste due virtù? Chi le fortifica? Chi le rende perseveranti? Chi le incatena insieme in modo da non potersi separare? Chi le incorona? L'ubbidienza. Ah sì, l'ubbidienza, distruggendo affatto il proprio volere e tutto ciò che è materiale, spiritualizza tutto e come corona si pone intorno. Onde la rassegnazione e l'umiltà senza l'ubbidienza saranno soggette ad instabilità, ma con l'ubbidienza saranno fisse e stabili. Ed ecco la stretta necessità della firma dell'ubbidienza per fare che questo passaporto possa correre, per passare al regno della beatitudine spirituale che l'anima può godere da qua e di qua. Senza queste tre firme il passaporto non avrà valore e l'anima sarà sempre respinta dal regno della beatitudine e sarà costretta a stare nel regno dell'inquietudine, dei timori e dei pericoli. E per sua disgrazia avrà per Dio il proprio io e questo io sarà corteggiato dalla superbia e dalla ribellione. Dopo ciò mi ha trasportato fuori di me stessa, dentro un giardino che pareva fosse il giardino della chiesa, in cui vedevo che fuorviavano da 5 a 6 persone, sacerdoti e secolari, che unendosi con i nemici della chiesa muovevano una rivoluzione. Che pena faceva vedere Gesù Benedetto piangere il triste stato di queste persone. Poi ha guardato nell'aria e vedevo una nube d'acqua ripiena di pezzi di ghiaccio grossi che cadevano sopra la terra. Oh, quanto strazio facevano sopra i raccolti e sopra l'umanità. Ma però spero che voglia placarsi, onde più afflitta di prima, sono ritornata in me stessa. Allora, sono stupendi e molto densi questi due capitoli, come sempre forieri di altissimi insegnamenti. Il primo ne ha uno, meglio, sì, duplice, diciamo così, che sono nella vita di unione con Gesù, quindi riguardanti quindi l'intimità con Lui e come e quanto Lui si degna di consolarci con la sua presenza. Fermo restando, dobbiamo sempre ricordare che le leggi interiori
sono sottomesse come tutte le cose, anzi più delle altre cose, ai voleri dell'Altissimo. Per cui, se l'Altissimo ha deciso, come può accadere, che l'anima debba stare nel deserto e nell'aridità, non ci stanno versi, insomma, per uscire da questa situazione. Tuttavia, questo stato, come ho detto altre volte, ordinariamente è uno stato non a tempo indeterminato, è transitorio, a meno che non ci siano disegni del tutto particolari su un'anima. Ecco, però non si può stare troppo tempo senza nostro Signore, e il Signore lo sa. Per cui gli stati di aridità troppo prolungati, quando non sia evidente, insomma, che si tratti di un'anima particolarmente eletta o che cammina per vie straordinarie, in quel caso, ripeto, le regole valgono per le circostanze ordinarie, non per le eccezioni, quindi non si possono applicare le considerazioni che sto per fare a queste situazioni, perché appunto l'eccezionale non può essere oggetto di analisi attraverso le forme ordinarie. Però dicevo, fuori di questi casi, se Gesù sta troppo tempo lontano da noi, se la nostra anima sta nel torpore e nell'aridità spirituale, ci sono due problemi dentro di noi. Primo, non c'è sufficiente desiderio. E Gesù vuole essere desiderato, e non solo vuole essere desiderato, come dire, come un giocattolo tra i tanti, o come un diversivo tra le tante cose che ci abbiamo, o come un momento, insomma, di distensione spirituale o di relax, cioè io sto pieno di tante cose e c'è anche Gesù. Lui vuole essere desiderato come il tesoro supremo, come il bene supremo dell'anima, e vuole essere desiderato come re e imperatore dell'anima, che sta seduto sul suo trono senza avere vicino concorrenti. Quindi, se il desiderio, se questo c'è, è evidente che il desiderio sarà forte. Il desiderio grande sarà espresso al Signore. Vedete Luisa, cioè quando tu dice: senti, po', tu puoi anche decidere di non venire più, ma se tu non vieni più, io comincio a fare una commedia che non finisce mai. Dalla mattina alla sera ti sto a chiamare. Piangerò, farò da tutti i colori, vediamo quanto tempo resisti a lasciarmi da sola. E certamente lui se l'avrebbe fatto, senza nessun problema. E sicuramente Gesù, ammesso e non concesso, perché lui non vuole lasciare troppo tempo le sue anime nel torpore, ma se avesse voluto, facciamo questa ipotesi, sarebbe andato, avrebbe ceduto a un certo punto, sicuramente. Questa è la prima cosa. La seconda è l'umiltà, perché assieme a questo grandissimo desiderio ha anche le anime privilegiate. In che senso qui Gesù parla dell'umiltà? E non è vero affatto, Luisa poi fa uno sproloquio dovuto certamente alla sua umiltà, ma non certamente vero per lei, perché lei era umile e come. L'umiltà di cui, cioè, di cui si parla in questo contesto è questa. Cioè, noi desideriamo tanto il Signore Gesù, no? Anche che venga a noi attraverso le forme ordinarie, che sono note, insomma, alle anime di orazione. Però noi dobbiamo essere sempre, e questo il Signore lo vede nel nostro cuore, noi dobbiamo sempre avere nel cuore quella disposizione tale che dice: guarda Gesù, io ti chiamo e ti desidero tutto il cuore, ma se tu non venissi da me faresti perfettamente bene, perché io per quello che sono non merito neanche mezzo istante da trascorrere con te, non merito neanche mezza grazia tua, zero assoluto. Quindi se tu mi lasciassi per tutta la vita nella solitudine assoluta, nella natività assoluta, io meriterei di questo e di molto di più. Ma questo deve essere una cosa che Gesù legge nel nostro cuore, non che diciamo a chiacchiere. Ecco perché, come tante volte ho detto, dentro questo mondo si impara, la vita interiore si impara a relazionarsi a Gesù o a Maria. Perché le stesse cose che si predicano di Gesù, ricordiamo sempre che per le anime devote alla Madonna si possono tranquillamente traslare, e plasma, forgia, e questo lo forgia anche la vera devozione alla Madonna, se uno ci entra, come San Luigi insegnava, l'interiorità di una persona. Cioè, Gesù le vede le disposizioni del cuore, le vede se un'anima lo desidera con tutto se stesso, lo vede, e lo vede se quell'anima è umile.
Allora Gesù spiega: col desiderio siamo noi che ci slanciamo verso il cielo, lo andiamo a trovare dove si trova. Quindi voliamo, squarciamo le nubi, batte le ali, d'accordo, con i desideri dell'anima. Hai volo dei desideri e questi desideri sono alimentati dal battito delle ali dell'umiltà. E che succede? Che mentre prende il volo col desiderio, attira Gesù, lo aspira, lo attrae con l'umiltà e lui prende il volo per andare dall'anima. Ricordiamo sempre che c'è, cioè, tra le infinite perfezioni della Madonna, che non c'è mente né umana né angelica che può neanche lontanamente contemplare, a detta dei maestri di spirito, io sono, no, d'accordo, di più, non d'accordissimo, di più, ciò che ha proprio rapito il verbo dal cielo era l'umiltà della Madonna. E che lei, pur essendo la numero uno, si sentiva l'ultima di tutte e invocava, e si vedono alcune cose, la venuta del Messia, e sperava, diceva: ah, quando verrà, che speriamo che io lo posso incontrare, speriamo che si degna di fare almeno uno sguardo alla sua ultima, all'ultima delle sue serve, eccetera, eccetera. Questo lei pensava. Non si passava manco per l'anticamera del cervello che potesse essere lei l'eletta, no? E quindi questi suoi ardentissimi desideri fusi con questa fragranza profumatissima della sua infinita umiltà hanno fatto, io ho sempre l'immagine, un'immagine un po' irriverente, però non trovo altre immagini, una sorta di aspirapolvere, di aspirata, capito? Come quando tu dici: no, adesso aspetto, ma devo scendere per forza, perché sono proprio completamente attratto da questo. Sono mie considerazioni, insomma, io immagino che sia così, ma penso di non essere molto lontano dal vero. Oh, poi c'è un altro, al secondo capitolo, questo sarebbe da farci la meditazione protratta fino al giorno di Pasqua, dato che oggi sono le ceneri. Perché qui Gesù due volte parla di beatitudine, attenzione, beatitudine, beatitudine è tanta roba, la beatitudine è lo stato di coloro che stanno in paradiso. E parla di beatitudine terrena, non celeste. Il passaporto per entrare nella beatitudine che l'anima può possedere su questa terra, attenzione, su questa terra, e poi spiega le tre firme. Poi a metà del discorso, ed ecco la stretta necessità della firma dell'ubbidienza per fare che questo passaporto possa correre per passare al regno della beatitudine spirituale, puntualizzazione, che l'anima può godere di qua, non di là. Allora, c'è sta un salmo che dice: c'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? Un salmo, un cantico, adesso non ricordo, che comunque la liturgia delle ore mette sulla bocca di coloro che la pregano. Dice: serva la lingua dal male, labbra da parole bugiarde, sta lontano dal male e fa il bene, cerca la pace e perseguila, gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi, al loro grido d'aiuto, il volto del Signore contro i malfattori. Ecco. Quindi già se uno si mette, diciamo, sulla retta via, sperimenta una certa pace, gioia interiore, ma qui si parla di beatitudine, di più. Cioè una persona che sia stabilmente felice, e anche qui non dice: ah, che bello, sono felice, e poi c'è il muso lungo dalla mattina alla sera, o stai arrabbiato ognuno dalla mattina alla sera, perché la felicità si legge sui volti delle persone. E qui dice tre cose. E sono in, a mio avviso, sono in sequenza, anche Gesù lo in parte conferma. La prima cosa, quella che si chiama la rassegnazione, che però è perfezionata dalla convinzione interiore che il maggiore bene per sé e il maggiore modo di glorificare Dio è fare la sua volontà, non la nostra. Questo è un punto assolutamente cardine e fondamentale. Qui ci si deve tornare infinite volte, perché chi non ha la beatitudine sulla terra, questa cosa non ce l'ha, anche se può essere convinto di avercela, pure se va messa, l'ho detto tante volte, tutti i giorni, dice 300.000 rosari, che sono tutte cose buonissime e perfettissime. Ma se non arrivi a questo,
stai ancora al di qua, ecco, di una vita di comunione con Gesù. È bellissimo la spiegazione che dà. Allora, la rassegnazione perfetta al mio volere. Cosa vuol dire rassegnazione? Rassegnazione è la stessa cosa di conformazione, di uniformazione. Abbiamo visto nei giorni passati i gradi, cioè dinanzi a una manifestazione del volere di Dio che non è positiva ordinariamente, quindi che dipende da quello che ci accade e da come noi reagiamo a quello che ci accade, da come siamo capaci di vedere la volontà di Dio in tutte le cose che ci circondano, in tutte veramente. E essere quindi sempre pronti a adeguare il nostro cammino ai suoi passi, sempre per citare oggi stiamo in vena di Salmi. Al tuo cammino ho adeguato i miei passi, dice il Salmo 16 se non ricordo male. Non a starti sempre a dire a nostro Signore che faccia quello che dico io e che lui al mio cammino adegui i suoi. Quando c'è un'anima così, bellissimo, c'è la liquefazione dei nostri voleri. Cioè, è un'immagine stupenda, immaginiamo, no, che la volontà di Dio e la volontà umana siano l'oro e l'argento. Non so manco che se chiappo qualche orefice mi dice che sicuramente non si può fare, però immaginiamo che si fondono tutte e due e poi si mischiano. Non lo so se sono compatibili i metalli dell'oro e dell'argento, adesso si abbia pietà, insomma, delle mie competenze limitate, soltanto l'immagine. Supponiamo che fossero compatibili, se poi li mischi insieme non si capisce più chi era l'oro e chi era l'argento. Ecco. E si forma un solo volere, che poi tra l'altro è il fine della vita nella divina volontà, che non ce ne siano più due, ma una sola. E che succede questo? È zucchero e miele questo qui, zucchero e miele. Vuol dire che questo addolcisce tutte le cose, tutte, tutte. Adesso, è arrivata oggi la Quaresima? Oggi, mercoledì delle ceneri. È un grande tempo di venire qui. Qual è la volontà di Dio per questo tempo? La volontà di Dio per questo tempo è facilissima. Lo sentiremo fin dalla messa, la messa di questa sera. Che si faccia? Digiuno, preghiera e elemosina. Quindi che ci si unisca al mistero di Gesù che riaffronta il combattimento spirituale contro il demonio, ricordandolo, e che ci si impegni alacremente in queste opere ascetiche per arrivare rinnovati alle feste di Pasqua. Punto. Allora, come reagisci nella decisione? No, adesso qua tocca fare la quaresima, uffa, e qua non si mangia, non si fanno i balli, bisogna fare rinunce, e speriamo. Il cosiddetto carnevale, che a parte altre considerazioni, nacque proprio, uno dei classici frutti della volontà umana, tra l'altro vendicativa, no? Perché nacque in tempi in cui non era come oggi, che tanto oggi della quaresima. Figuriamoci, quest'anno la Quaresima capita in concomitanza con San Valentino, mi immagino, voglio sperare insomma che non sia così, ma qui mi sa che vale il proverbio chi di speranza vive, disperato muore, voglio sperare che qualcuno ci arrivi, insomma, che insomma il mercoledì delle ceneri, speriamo che San Valentino l'abbiano gli innamorati festeggiato ieri sera, insomma, no? Però, comunque oggi della Quaresima ne porta niente a molti, insomma, o comunque viene vissuta in maniera proprio assolutamente... Diciamo balleria, ma una volta non era così, perché un tempo la legge della Chiesa te la faceva, come dire, vivere la Quaresima, no? Ecco, allora diceva, tu adesso mi costringi che per 40 giorni mi devo mortificare, non si mangia la carne, non si possono andare a fare i bari, ora te faccio vedere io, allora ne faccio 40 prima, dove mi scateno faccio tutti i bagordi possibili e immaginabili, e così almeno bilancio, riparo. Stando alle fonti, una ottima ricostruzione insomma della genesi del carnevale, ma questo che senso c'ha? Capito? Vuoi fare la volontà tua come umana? Falla bene, d'accordo? Non dire per fare cose per forza, no? Ecco, quando invece la volontà umana si conforma a creare, bellissimo, stupendo. Adesso la volontà di Dio mi chiede questo, beh, noi ci entro alla grande. Con la massima generosità possibile e sarai contentissimo, cioè farai i più grandi sacrifici di questo mondo, le più grandi, non ti peserà, sarai leggero come una piuma, non ti fa né caldo né freddo, non ti fa né caldo né freddo. Io non amo fare riferimenti a apparizioni non riconosciute, no, però mi concedo una piccola licenza, salvo sempre il rispetto e l'attesa dei giudizi definitivi della Chiesa. La Madonna di Medjugorje, tutti sanno che chiede il gesto ascetico del digiuno, non solo in Quaresima, tra l'altro,
per tutto l'anno e anche un digiuno abbastanza impegnativo, perché digiuno a pane e acqua per 24 ore, diciamo che è a livello medio alto, insomma, di impegnatività del digiuno. Cioè, più impegnativo di questo è solo il digiuno assoluto, che è quello in cui ci si, diciamo così, nutre soltanto di acqua. E chiaramente, siccome questa sarebbe una richiesta rivolta a tutti, a tutte le persone che stanno in discrete condizioni di salute, qualcuno comincia a muovere obiezioni: ma qua, ah, sì, ma io ho il mal di testa, io devo lavorare, dopo questo, dopo quell'altro. Per carità, a volte sono obiezioni legittime, nessuno, insomma, poi non si tratta qui di obblighi, questa è una umile richiesta che la Madonna fa per il nostro bene e per i suoi disegni. Però a un certo punto, una volta, la Madonna ti ha detto mezza cosa, che è no vera di più. D'accordo? Dice: ragazzi, se c'è l'amore, questo sarà leggero, se non c'è l'amore, certo che sarà pesante. Cioè, ma se tu sei innamorata della Madonna, se tu veramente hai a cuore i segni della Madonna e se tu credi, questo non è una cosa indispensabile, che lì parli la Madonna, cioè, ma non solo che lo farai, ma lo farai tutto quanto contento. Se ci avrai un momento di debolezza, di sofferenza, direi: ma sì, ma fa niente, basta che sei contenta, tu posso pure morire. D'accordo? E questo significa la rassegnazione al volere di Dio, cioè che anche quando ci vengono messe davanti delle cose che, se io lascio briglia sciolta la mia volontà, mi resisterei, obietterei, farei il diavolo a quattro, come si dice, non lo faccio. Ma questo bisogna esserne convinti. Ecco perché Gesù dice: bisogna essere convinta. Ecco perché è così importante la formazione. Ed ecco perché il problema sempre di fondo, il Vangelo di Giovanni, io più tempo passa e più me ne sto a convincere, è che quando non ci stanno cambiamenti, la persona non ci crede. Tu non ci credi che la volontà di Dio è viva e operante, e che se una persona ti dice tirate in là, è nostro Signore che sta operando in quella signora, in quella situazione. Non ci credi. Capito? Se no faresti, lo faresti. Se tu ci credessi e amassi il Signore, lo faresti. Se non lo fai è perché non ci credi e non lo ami. Voglia di Signore, ci credo, io ti amo. No, non è così. Ecco perché San Giovanni, che era l'apostolo prediletto, che è un numero uno, tutto il suo Vangelo si fonda sul credere in colui che egli ha mandato, l'unico peccato che si può fare. E tutte le sue lettere su che cosa si fondano? Sull'amore. Se uno dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. Non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Queste due cose. E San Giovanni, insomma, lo conosceva bene Gesù. Era il discepolo prediletto. Non ha fatto il Papa, perché non era adatto, ma era il discepolo prediletto, è quello che conosceva meglio Gesù. E sono piene di sapienza le sue parole, non per niente la Chiesa, anche se stiamo in Quaresima, ce lo farà ampiamente leggere nel tempo di Pasqua, no? E anche nella settimana di preparazione alla Pasqua, cui la Chiesa leggerà tutto il discorso di addio, insomma, di Gesù secondo San Giovanni. Quindi questo è un punto capitale, fondamentale. Ed ecco la necessità della fine dell'umiltà. Attenzione, perché l'umiltà produce questa conoscenza. Attenzione, quale conoscenza? La conoscenza che solo se faccio la volontà di Dio sempre farò la cosa migliore per me e per tutti, e sarà l'unica glorificazione che Dio cerca da me. Da dove viene questa convinzione? Dall'umiltà. L'umiltà che cosa significa? L'umiltà significa che io sono poretto e che Dio è Dio, capito? E se Dio dice queste cose, io ci credo, ne prendo atto, il giusto che vive di fede, senza stare a fare 100.000 distinguo, indagini, obiezioni, capito? L'umiltà produce questa conoscenza, l'umiltà produce la conoscenza che se mi muovo io, combino solo guai. E in questo senso il ricordo della nostra vita, delle nostre esperienze sbagliate, anche dei nostri peccati, è salutare solo in questo senso, per ricordarti sempre che se te muovi da solo, tu combini solo che guai, niente altro che guai. E questa è l'umiltà. Allora, siccome io mi sono stufato di stare a fare guai in continuazioni, adesso basta, non muovo paglia che non sia conformità al divino volere. Ma bisogna aggiungere a questa conoscenza persuasione.
Chi è che incatena insieme tutte e due? L'ubbidienza. L'ubbidienza anzitutto a Dio e l'ubbidienza a tutte le forme e i modi con cui Dio si manifesta a noi. Abbiamo visto tante volte, c'è l'ubbidienza alla Chiesa, c'è l'ubbidienza al Magistero della Chiesa, c'è l'ubbidienza alla tradizione della Chiesa, c'è l'ubbidienza alla legge della Chiesa, c'è l'ubbidienza canonica al parroco, c'è l'ubbidienza spontanea e volontaria al confessore, al padre spirituale, in tutte le forme. D'accordo? E dove l'obbedienza difetta, dobbiamo sempre stare alla larga, sempre, sempre. Perché la rassegnazione all'umiltà, dice Gesù, senza l'obbedienza saranno soggette a stabilità, ma con l'obbedienza saranno fisse e stabili. Attenzione, senza queste tre firme, dice Gesù, il passaporto non avrà valore e l'anima sarà respinta dal regno delle beatitudini. E che succede? Ecco, subito a fare il nostro esame di coscienza all'inizio di Quaresima. Sarà costretta a stare nel regno dell'inquietudine. Non trova pace, non sta mai tranquilla, non sta mai serena. Sta sempre turbata, agitata, sempre. Inquietudine, timori, cioè c'è 3.000 paure da tutte le cose, e pericoli. Pericoli anche, pericoli di andare a combinare qualche guaio. E per sua disgrazia avrà per Dio il proprio io, cioè si fida solo di sé, fa solo quello che dice lei. E questo io sarà corteggiato dalla superbia, perché è un atteggiamento di questo genere, ma chi te pensi di essere tu? Oh. E dalla ribellione. Quindi anziché rassegnazione, quando nostro Signore, perché nostro Signore non abbandona nessuno, trova le forme, i modi delicati, delicati o a volte non delicati, a seconda di come gli gira, non di come gli gira nel senso di come reputa insomma essere opportuno per l'anima, non ne avrà in cambio altro che comunque ribellione. Per cui, ultimo punto di meditazione assai salutare, ricordiamo sempre che la nostra vita è come noi decidiamo che sia, non diamo la colpa agli altri. Siamo sempre noi a decidere quello che raccogliamo. Chi semina nella carne, dice San Paolo, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglie vita eterna. Qui la carne non è l'impurità e la lussuria. La carne è questo. La carne è la condizione dell'uomo decaduto, debole e miserabile, che anziché dice, ma non vedi chi so, ma fammi mettere in buone mani. No, fa tutto come ci pare. Cosa raccogli da questo? Corruzione, cose brutte, detto proprio in termini puerili e infantili. Cosa raccogli se sei nello spirito? Vita eterna, cioè, che significa vita eterna? Beatitudine anche di qua. Come dice una bella canzone dei The Sun, a te la scelta di chi sarai, ecco, e a te la scelta di dove andrai. Già che è un frutto della Quaresima, potesse essere che a Pasqua facciamo un bel mea culpa e diciamo piantiamola, che sono stato solo io la causa di tutti quanti i guai che ci ho mai porto dietro, perché è così, anche se non la... questa sarebbe una Quaresima proprio da incorniciare sul calendario. Perché senza questa profonda convinzione, tutte le meditazioni belle, interessanti, tutto quello che ci pare, sono soltanto appunto belle chiacchiere che rimangono appese per aria, ma non diventano carne della nostra vita. La nostra vita continua a stagnare, ecco, su sabbie mobili e acque comunque torbide, che non producono né vita, né gioia, né pace, né felicità.
Bene, Dina Maria, ti abbiamo già contemplato nella tua estrema umiltà e l'altra tua grandissima, ecco, e unica risorsa era la convinzione assoluta, cominciata dal concepimento, che tu tutto avresti fatto nella vita tua, tranne che la volontà tua, perché solo da essa derivarono e derivano, a partire dai nostri progenitori, tutti i mali dell'umanità, nessuno escluso, neanche una virgola. Ecco, prima che questa convinzione si radichi profondamente nel nostro cuore, ce ne passa un po'. Però senza che questa convinzione si radica, non c'è nessuna speranza, ecco, di reale e profonda conversione e cambiamento della nostra esistenza. Per cui noi ti chiediamo con tutto il cuore, ecco, di aiutarci, di prenderci per mano, di suscitarcela, ecco, di, come dire, di fare quella delicata operazione di persuasione materna e profonda che ci aiuti a fare nostra questa fondamentale verità e a poter sperimentare come la tua vita è stata la beatitudine anche terrena. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.